L'altro quando? Che cos'è stato questo luogo per i gay di questa città e che cos'è adesso? Nelle nostre speranze doveva essere un punto di riferimento anche per le persone omosessuali. In verità poi col tempo abbiamo allontanato i nostri sogni perché Palermo secondo noi è un po' provinciale. Abbiamo ridimensionato, diciamo, i nostri sogni più che allontanarli, perché altro quando continua a essere sostanzialmente un centro culturale LGBT, oltre a una fumetteria, ovviamente. Quindi continuiamo a tenere materiale LGBT, attualmente soprattutto materiale fumettistico, in tema. Abbiamo dovuto ridurre un po' con altro genere di pubblicazioni, perché economicamente non funzionavano, e questa è una cosa che con cui si deve fare i conti. Siamo sentiti come un punto di riferimento da buona parte dei gay, della comunità gay palermitana, anche se ultimamente diciamo, facciamo molto poco riguardo. Siamo stati in passato, diciamo, anche istintivamente un punto d'ascolto, nel senso che lavorando come commercianti e stando quindi costantemente a contatto con il pubblico e vivendo per di più alla luce del sole, il nostro orientamento, eravamo degli elementi, dei personaggi facili da incontrare in un luogo chiuso con il quale confidarsi e avere un primo contatto. Non so quanto questo possa essere stato utile e a quante persone sia stato oggettivamente utile, comunque c'è stato anche questo, a cui si è accostato l'aspetto commerciale che riguardava le guide, le riviste e in tempi più recenti soprattutto i fumetti a tematica LGBT. Molti anni fa abbiamo fatto tutta una serie di mostre qua dentro. Abbiamo fatto la prima mostra di foto lesbiche a Palermo. Marciavamo a ritmo molto serrato, una mostra ogni 2 o 3 settimane. In tutto abbiamo fatto un'ottantina di mostre, non tutte relative al mondo gay, però buona parte. Abbiamo fatto pure una cosa che per Palermo era una grossa novità ed erano le mostre a tematica ursine. Abbiamo fatto diverse mostre dedicate agli orsi, fotografie, disegni, diverse ne abbiamo fatte. E poi c'è comunque diciamo, c'è il contatto con le persone, ma non solo questo, abbiamo partecipato attivamente alla nascita di Articolo 3. Abbiamo lavorato sia per la manifestazione Stop Omofobia sia per il Gay Pride, abbiamo partecipato attivamente come altro quando. In che modo al Gay Pride? Noi facevamo parte integrante di Articolo 3. Articolo 3 è stata l'associazione fondamentale per la realizzazione delle Gay Pride a Palermo. Solo che poi per divergenze, vedi logo del Pride, ci siamo allontanati. Partecipiamo solamente al corteo, però non partecipiamo più direttamente. Voi cosa ne pensate di manifestazioni come il Pride? Siamo favorevoli alla manifestazione. È come dire, un appuntamento imprescindibile oggi come oggi. Ed era strano che a Palermo fino a 3 anni fa nessuno pensava di organizzare qualcosa. C'era molta paura, diciamo, anche a organizzare un evento del genere a Palermo. Il Pride è una festa, sostanzialmente, è contemporaneamente una festa, un evento popolare e anche uno strumento politico, perché attraverso le festività, gli eventi ludici, ma anche catartici, perché è un momento in cui tutti possono essere quello che sono realmente, con la forza del numero, sono anche strumenti per la costruzione individuale.
La cosa positiva che abbiamo notato in questi 3 anni di Pride Palermitano è che cresce e che persone che avevano timore o non erano certe di partecipare il primo anno, il terzo anno sono intervenute al Pride. Questa non è una cosa da poco. La scelta del simbolo non ci è piaciuta, fin dalla prima volta che l'abbiamo visto, ci ha riportato in mente il simbolo utilizzato dai paramedici La Star of Life. in tutto il mondo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo i paramedici utilizzano questo simbolo, solo che è blu, mentre per il Gay Pride è stato scelto il colore fucsia. Però Lo si vede su tutte le ambulanze, su fa tutto il male lo pianeta. stesso, fa male lo stesso, perché ricorda a me, ricorda sempre i paramedici. Ora, affibbiare un simbolo dei paramedici a una manifestazione omosessuale, quantomeno mi sembra fuori luogo. Abbiamo impiegato decenni a fare cancellare l'omosessualità dalla lista delle malattie. E per il primo Pride e anche quelli successivi andiamo a prendere un simbolo che ricalca sostanzialmente la sagoma del simbolo internazionale della sanità, delle forze ausiliarie della sanità. È uno scivolone semantico, non da veramente grave. Quindi quest'anno come vi comporterete voi nei confronti di questo Pride nazionale? Quest'anno abbiamo intenzione di reagire, nel senso che noi stiamo lanciando una campagna di sensibilizzazione contro questo simbolo, proponendo anche un simbolo alternativo. Un simbolo alternativo che in questo caso si accosta al simbolo originale. Noi non vogliamo distaccarci, non è nostra intenzione in questo momento proporre un nuovo simbolo, ma semplicemente richiamare l'attenzione sull'inadeguatezza del simbolo che è stato scelto all'origine. Quindi conserviamo un asterisco a 6 punte con lo stesso colore, ma un asterisco di forma differente, che si discosta da quello che è attualmente in uso. Quindi lo presenterete al... Stiamo facendo una specie di campagna virale per ora su Facebook, proponendo questo simbolo, accoppiandolo con personaggi del fumetto, del mondo del fumetto. Noi sosteniamo comunque il Pride nei suoi significati profondi. Vorrei che questo fosse chiaro. Noi non siamo avversi al Pride, non intendiamo mettere il bastone tra le ruote a nessuno. E allora Noi. perché è importante un simbolo? I simboli sono importanti, soprattutto quando di tutto l'Atlante degli asterischi si va a prendere quello che è stato scelto negli anni 60 dai paramedici, oltretutto è pure coperto da copyright, come loro logo internazionale. È dissonante. Io non posso portare addosso una spilla con lo stesso simbolo che avevano addosso i paramedici che hanno portato l'anno scorso a casa la salma di mio padre. È una cosa sciocca. Dopodiché mi sono visto sbattere per mesi sulla faccia queste bandiere, questi striscioni con questo simbolo di festa. Ci sarà sempre nel Pride qualcuno che è appena uscito dall'ospedale, qualcuno che lavora nella sanità, qualcuno che sta male e ce l'ha ben presente. È una cosa veramente da non fare. Quali sono stati, se ci sono stati negli anni passati, gli scogli più difficili da superare per vivere serenamente la propria sessualità? A Palermo, La propria testa, ovviamente. Come? la propria testa, Sostanzialmente non l'esterno, la testa. Bisogna convincersi, piacersi innanzitutto. Accettare quello che si è, così sono. Non posso fare nulla per cambiare, non voglio morire, così sono. non faccio del male a nessuno, oltretutto. Ma il problema, ripeto, è nella testa, nelle nostre teste, più che fuori. I problemi esterni sono minori. Una volta superato il problema interno, l'esterno è una babbiata. Io nel momento in cui ho cominciato a parlarne apertamente ho avuto riscontri molto favorevoli e non ho mai avuto problemi. Mentre la mia preoccupazione era, che so, l'amicizia con una persona che si poteva rompere se sapeva questa cosa, oppure come avrebbero reagito certi miei amici intimi. Insomma, questi erano i problemi. Ma una volta superato questo mentalmente, all'esterno ci possono essere problemi di diritti.
Ma la gente ti può anche sorprendere e non rappresentare un problema da quel punto di vista, insomma, puoi vivere tranquillamente quello che sei. I problemi di coppia sono i problemi di coppia che hanno dietro. È sempre la stessa storia, cambiano i soggetti che recitano la parte, ma dico, i problemi di una coppia, i problemi sono sempre uguali, non cambia nulla. La monogamia, a dire qualcosa? Ha detto tutto Salvatore, non c'è una reale differenza. Se ci sono delle differenze nel sentire, sono delle sovrastrutture culturali. I gay, non potendo sposarsi nel corso dei secoli, non potendo formare dei nuclei familiari, non è poi tanto strano che abbiano sviluppato un sentire un poco differente, un modo di vivere la sessualità differente, ma neanche poi tanto differente in realtà se andiamo a guardare nel dettaglio la vita degli eterosessuali. Quindi, se esiste, e non ci si può nascondere dietro a un dito, per molti omosessuali esiste una cultura della promiscuità. Questa ha delle matrici culturali dettate da un'assenza di riconoscimento ufficiale di diritti. Non ci si può sposare, non può esserci una famiglia. Sei abituato a vivere nella clandestinità, che cosa ti aspetti? Siamo esseri umani, e quindi qualche cosa si evolve in un senso o nell'altro. Se non dai la possibilità a qualcuno di vivere come famiglia, non vedrei nulla. Ma io sono, guarda, un vecchio stampo, fondamentalmente sono contro la famiglia, ma proprio intesa come nucleo chiuso di due persone solamente. Con tutto ciò, anche se sembra una contraddizione, sono a favore del matrimonio, ma non è una contraddizione. Io ho fatto delle battaglie per il divorzio quando io non solo non mi potevo sposare, non potevo manco divorziare, eppure ho fatto le battaglie per il divorzio. Cioè la libertà, i diritti devono essere lì. Io poi li posso utilizzare o non utilizzare. L'eterosessuale può sposarsi o decidere di non sposarsi. Io non posso fare, non posso avere questa scelta. Cioè, non è che la voglio a tutti i costi, voglio a tutti i costi il matrimonio per me, ma voglio che sia possibile, cioè che ci sia la possibilità di poterlo fare. Così pure le adozioni. Non capisco perché un eterosessuale può adottare un bambino e un omosessuale no. Cioè, dov'è la mancanza nell'omosessuale? Che non gli dà la capacità di crescere un bambino. Anche perché l'amore comunque si dà allo stesso modo, Certo, se poi ci quindi attacchiamo, dipende come dalla sessualità. alcuni cretini dicono, in particolare uno che mira a diventare il sindaco di Milano, che dice che obblighiamo così i bambini a diventare tutti omosessuali, certo che sei una cretinata. Ci dimentichiamo che tutti gli omosessuali escono da famiglie di tipo tradizionale, sono figli ciechi eterosessuali. Quindi, se fosse l'orientamento sessuale dei genitori a determinare l'orientamento del figlio, insomma, il discorso non sta in piedi. È vecchio, è sciocco, viene magari difficile a dirsi, perché dovrebbe essere un'ovvietà oggi come oggi. Voi che appunto avete lavorato anche per l'equità di certi diritti e con insomma, una certa efficacia anche per il divorzio, anche per cose che non vi riguardavano direttamente, perché le persone hanno questa iniquità nei confronti dei diritti dei gay? Cosa pensano che gli possa togliere? Ma beh, guarda, è sempre così, quando si parla di diritti c'è qualcuno che ha paura. Durante la campagna del divorzio sostenevano che si sarebbero sfasciate le famiglie, ma non tutti devono per forza divorziare. Cioè, puoi avere la possibilità e lì c'è la legge che te lo permette di farlo. Magari è paura del cambiamento, del nuovo. Io do molta responsabilità agli omosessuali, il loro nascondersi, il loro aver paura, il loro reprimersi. Per molti l'omosessuale è uno stereotipo, è effeminato, parla femminile, ha atteggiamenti femminili, ma gli omosessuali non sono così, quello è uno stereotipo. Ci sono pure le persone così.
Indubbiamente. Ma non tutti gli omosessuali sono così. Però si forma uno stereotipo per cui l'omosessuale è quello, è così e io non lo accetto. E queste Perché esatto. in fondo vai a toccare la sensibilità delle persone. E quando tocchi la sensibilità delle persone, li metti in crisi. Perché gli stai dicendo tu potresti essere come me. E questo fa paura. Cioè E questa si esasperazione. accetta meglio un trans, un omosessuale effeminato che non un uomo normale che sia omosessuale. Perché questo incute ancora più paura. Mette la cosiddetta mascolinità in crisi. Perché posso esserlo pure io e io non voglio esserlo. Che modelli avevamo noi? Io dico, fino a 30 anni fa, noi omosessuali, quali modelli avevamo? Nessuno. Se mi piace un uomo, conseguenza, sono donna. Non mi piace un uomo e io sono un uomo. Il fidanzato, fino a pochi anni fa, si chiamava la fidanzata, ma anche fra noi gay, l'altro veniva dato come femminile. Non un uomo, una donna, perché amo un uomo. Io che Palermo è misteriosa, Palermo è sempre stata all'avanguardia, ma anche per molti movimenti politici sono partiti da Palermo e poi si sono sviluppati fuori. Quindi è una città molto strana, Com'è che Palermo? non si, il difetto di Palermo è non si storicizza e rifiuta i suoi figli. Cioè non c'è una storia dei palermitani che ricordano le cose passate e nello stesso tempo c'è questa città disponibile verso gli estranei, gli stranieri, però crudele con i propri figli. Un provincialismo di fondo, diciamo, della città. Però Ma poi nasce da questo, poi da questo humus, poi nascono cose molto inaspettate. interessanti, ma anche a livello culturale, artistico. Palermo è in continuo fermento, dalla musica al rock, al teatro, ai movimenti politici. Solo che, forse è vero, provincialismo, il fatto di non avere storia, cioè non ricordare. Se parli, ho detto di Massimo, probabilmente non avrà una locandina, un volantino di tutte le cose che hanno fatto. Perché non si pensa che le cose che facciamo possono essere importanti e io mi conservo la documentazione. Capisci? E dimentichiamo che sono successe moltissime cose a Palermo, molto interessanti. Palermo è una città stupenda da questo punto di vista. Poi ci Essendo sono le difficoltà, le magagne, tutto quello che vuoi, però come fermento culturale è meravigliosa. quindi se lo merita un Pride nazionale. Su questo, guarda, il discorso del Pride, noi un'associazione fino a qualche anno fa eravamo contrari ai Pride nazionali vaganti, nel senso che se tu fai una manifestazione a livello nazionale, la fai per cosa? Per rivolgerti anche alle istituzioni. Le istituzioni nazionali non sono a Palermo, sono a Roma. Quindi il Gay Pride nazionale dovrebbe essere sempre fatto a Roma e quelli locali nelle varie sedi locali. Il fatto che si faccia girare così a me non piace molto. Anche perché scatena. Come dire, questioni, Competizione. ma competizione economica, catena una competizione economica che alle volte anche fra associazioni in altre città, questo è successo, si fanno battaglia per chi deve gestire il Gay Pride perché c'è un giro di soldi. Niente. Questo sì, figurine. Tra le nostre attività c'è stata anche quella di produrre una fanzine, cioè una rivista autoprodotta, intitolata Woof,
dedicata al mondo degli orsi, bear in inglese. Orsi, non stiamo parlando ovviamente degli animali, stiamo parlando di una tipologia di gay. Sono gli uomini di corporatura robusta, a volte decisamente grassi o semplicemente massicci, pelosi e barbuti. Quindi da persone che hanno un aspetto fisico che si allontana decisamente dallo stereotipo gay fashion, flessuoso, con i lustrini o comunque raffinato. Da quale anno a quale anno questa rivista? È partita nel 2000 con un numero 0 ed è durata 6 anni, tutto sommato un record per quanto riguarda una rivista autoprodotta. E la città come ha risposto? La città ha risposto abbastanza bene, anche perché parallelamente alla fanzine che conteneva materiale giornalistico, informativo e divulgativo, misto a materiale fotografico, anche erotico, allusivo, complice, cercavamo di fare un cocktail che mettesse insieme sia l'informazione che i contenuti più ludici possibili. Ma parallelamente abbiamo fatto delle mostre, parallelamente anche alle mostre genericamente LGBT che abbiamo ospitato, abbiamo organizzato proprio delle mostre a tema bear, coinvolgendo fotografi e artisti dediti a questa particolare espressione. Ce ne sono in tutto il mondo, ce ne sono molti anche in Italia, disegnatori, pittori che disegnano in maniera più o meno esplicita omoni, in maniera o erotizzata o caricaturale o contemplativa, ognuno con il suo stile, con la sua cifra stilistica, con il proprio messaggio. Abbiamo organizzato queste mostre e abbiamo organizzato anche un paio di feste, forse le prime serate a tematica bear, ursina, che siano state fatte a Palermo. Un episodio che mi è capitato mi ha dato la sensazione del cambiamento. Una mattina, spesso la mattina esco presto, faccio una passeggiata prima di venire a lavorare e vado verso il lungomare. E lungo Corso Vittorio c'erano due ragazzi che camminavano abbracciati. Questo per me è stato un segnale del cambiamento, che 20 anni fa non l'avremmo mai visto. Questo quando è successo? Ma mesi fa. Ed è una cosa bella questa. Cioè, è il discorso che dicevo prima della testa, no? Se noi riusciamo a ad accettare quello che siamo, chiunque noi siamo, qualsiasi cosa, il resto viene più semplice. Cioè il peggior nemico è dentro di noi. Una volta sconfitto questo nemico interno, tutto il resto, tutte le altre battaglie sono in discesa.